10:38, ritorniamo in diretta. Questi erano i Kings of Leon con Pyro. Su questa canzone? Su questa canzone nulla, perché sinceramente la ascolto quasi tutti i giorni, perché in radio va molto. Sì. Però ero intenta a parlare con i nostri ospiti, quindi non ci ho fatto tanto caso. Quindi come vedete abbiamo il nostro studietto alquanto affollato. E infatti, perché insomma sono arrivati i nostri ospiti, sì, li abbiamo fatti accomodare. Li abbiamo tanto diciamo nominati, annunciati, aspettati. Adesso possiamo svelarvi le loro identità. Ovvero Gianni Rutigliano. Buongiorno. E Daniela buongiorno. Desideri. Buongiorno a tutti, volevo dire che Giovanotti mi fa impazzire. Oh, perfetto. È ufficialmente, questa è insomma la notizia del giorno. Visto che voi date tante notizie, la notizia del giorno è che a Daniela Desideri Giovanotti piace moltissimo. Guarda, dicendo così, insomma, poi ti inviteremo anche a cantarci un pezzo volendo. Dai, una cover. Sei umido. Ah, oh, no, quello non è Giovanotti. Aspetta, no. Quello è Ramazzoni. Io pensavo fosse Gianni Rutigliano. Angelo White. Non lo sapevo perché non l'hai scritta tu, capisci, Gianni? No, quella non l'ho scritta. Tutti i ne ho scritte tante, ma quella l'hanno. Ah, ho capito. Non litigate con vorrei incontrarti fra cent'anni e sua. Ah, ok, perfetto. Se stiamo insieme, mia anche. Se stiamo insieme, perché? Sarà un perché, quella anche mia. Sarà un perché? Non l'ho ancora capito questo. L'82 l'ho scritta quella là, insieme a Riccardo Cocciante. L'82, tu pensi? 82 e Rinaldo. Noi non ce l'avamo, 82. Noi non ce l'avamo, comunque sì. Che cosa vuol dire? Che noi siamo anziani? Cosa vorresti dire? Scusa. No, assolutamente. Uno, insomma, diciamo che uno impara a scrivere intorno ai 5-6 anni, quindi... Scusate, chiedo anche avere, poteva avere anche 5 anni quando ha scritto chiedo la canzone. Chiedo perdono ufficialmente a Daniela. Anche perché sennò poi mi vendico. Che si potrebbe vendicare in maniera, diciamo, concreta su di me. E cito una persona a noi molto molto cara. Sì. Ma perché tu sei una figa? Vabbè, no, non possiamo spiegare tutto. Diciamo parleremo in codice comunque ora. Sì. Seriamente. Scusa. Dai, a me non me lo dice. Serie, okay. Si è capito che oggi siamo tutt'altro che seri. Per di più è un quartetto molto, diciamo, non so come arriveremo a fine puntata. Comunque, chi sono Gianni e Daniela? Ecco, una maniera per identificarli. Identificatevi. Ah, ma era una domanda? Scusami, se non mi metti il punto interrogativo, io non comprendo. Punto interrogativo. Ok. Chi sono? Chi sono? Non mi vuoi fare queste domande di prima mattina, nel cuore della notte per me. No, chi sono? Siamo due cantantuccoli. No. Siamo dai. Diciamo, siamo due che ce la cantiamo. Sì, siamo... ce la cantiamo, ce la suoniamo. Allora, diciamo, noti, diciamo, per chi purtroppo, per chi colto da ignorantitudine non li dovesse conoscere. Non dovesse conoscerli di nome, ma di vista, di faccia, per qualche apparizione in TV. Sì, sì. La Madonna, comunque... o comunque in piazze, teatri. Ci sta dando troppa importanza. Sì, dai, dillo. Ecco. So che lo vuoi dire. Dillo. Dai. Noti, diciamo, e più per le loro presenze nel Mudù di Uccio De Santis. Esatto. Siamo i cantanti del Mudù. E salutiamo Uccio anche. Salutiamo il capo. Buongiorno. Ciao, capo. Presidente. Presidente. No, lui è presidente della squadra. Ah, no, sì, sì, è vero, vero. Sì, sì. Io lo chiamo presidente, tu lo chiami. Io lo chiamo capo. Bravo, bravo. Che sì, capo forma di rispetto per quello. Sì. Allora, vogliamo dire che facciamo noi all'interno del Mudù? Cosa facciamo? Allora, io pulisco il retropalco e cado nei buchi che ci sono di solito. E ti portano via col 118. Sì, col 118 di solito vado via nel 118. Col 118, proprio con l'ambulanza. Ma fa parte dello spettacolo questo? Sì, 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 per far ridere tutte le persone. Ok. Che una sera a Cerignola sono morti dalle risate perché io andavo via col 118. Ma c'era Uccio che cantava da solo. Ma non solo. Tu non sei entrata in scena. Ma non solo a Cerignola, c'è un'altra. Sì, 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 io cado spesso nei buchi. Se è una particolarità dello spettacolo. Ho inventato una moda. Come cadi nei buchi? Alla Daniela Desideri. Ah, ok. Fantastico, fantastico. No, vabbè, ora Gianni facciamo, facciamo due secondi, diciamo, di serietà. Diciamo Gianni ha l'arduo compito di aprire le nostre serate, di accattivarsi tutta la gente, che è una cosa veramente molto difficile. Lui ci riesce benissimo con il suo repertorio fantastico, sia moderno, buono, ma troppo sia, buono, che poi mi devi accompagnare a casa, non però. con il suo repertorio sia moderno e sia un po', insomma, datato per accontentare i gusti di tutti. E io invece, che sono una gran figa. Oh.
lei diciamo è la insomma, star della sono serata. La star della serata e faccio lo... No, scherzo. Io sono la parte musicale perché scrivo le sigle e poi il capo mi concede di cantare una canzone a sola, mi fa questo grande favore. Ah, stamattina siamo Harold. Allora, sì. Allora visto quando vedo un microfono vabbè. Lo so, lo visto so. Che parliamo, appunto, abbiamo detto che sì. hai anche una tua attività, diciamo, delle tue canzoni. Sì. Sponsorizziamo anche sponsorizziamo. Un po'. Sponsorizziamo. No, perché no? Ah, allora, perché no? www.daniel, dovresti saperlo. Contatti. Vabbè, ma lo facciamo dire a te. Svegliamo il perché. www.danieladesideri.net. Oh. Poi sono anche su Facebook. E poi sono a casa mia. Cioè, sei su MySpace. Telefonatemi. Anche, no, ah, se, ah, su MySpace. Ma funziona anche MySpace. Sono onnipresente. Funziona MySpace. Allora, sì, funziona MySpace. Tu ce l'hai MySpace? Sì, sì, ma da tanto. Io avevo 8 anni. 8 anni e già scrivevi canzoni. 3 anni dopo che hai iniziato a scrivere canzoni. 94, fai il conto. Quanti anni? Mamma, te li porti benissimo. C'hai 182 anni, ma te li porti veramente bene. Sempre buona e bella. Va bene. Allora. Allora. Parlavamo del mio CD, ecco. Allora, il primo disco, perché tu sappiamo che stai lavorando ad un probabile secondo sì, disco. Giovanni anche. Mi scrive le canzoni. Sì, beh, certo. Stiamo finendo. Giovanni e Giovanotti, capito? Ha voluto maestra, Giovanotti, Allora, no, va bene, ora svegliamo anche un po' perché io e la qui presente signorina folleggiamo in maniera molto, diciamo. Ah, vi conoscete? La mia bambina! Vi conoscete? Ma allora, perché ti ho visto crescere? Dovete sapere che la qui presente ha ormai da anni anche una assidua attività didattica e di insegnamento. Mm-hmm. E io sono una delle sue vittime preferite da anni. Sì, però specifica insegnamento di canto. Così non si capisce. Vabbè, scusami, tu se tu parli di vittime è un po' un. Sì, tu cantante che cosa vorresti insegnare? Non lo so, qualsiasi cosa volendo. Va bene, ok, quindi diciamo ci vuoi votato bene me. Allora, è vero, lei mi ama, io la odio molto. Oh, vabbè, amore odio, tutti i rapporti sono amore odio. Lei è una strega cattiva, è ovvio. Ecco, come appunto si. Vuoi la mela? Vuoi la mela? Sì, scusa, ci porta le mele per favore, vedi se no nel cestino. Allora, come abbiamo detto, il suo disco Daniela Desideri la strega cattiva. Sì. Ecco, allora adesso stiamo per ascoltare un brano tratto. Ah, sì? Sì. Ah, ma ce l'avete? Ma sì. Ma questo non l'ho scritto io però, questo l'ha scritto tu. L'ha scritto Giovanotti? No. Sì. Allora, allora è un po' meno bello rispetto a perché l'ha scritto Giovanotti? Sì. Ok, dai, ce ne vuoi parlare di questi di questo vuoti di memoria? Vuoti di memoria, non ho ascoltato che cosa devo dire. Diciamo innanzitutto che è una delle canzoni che porti più spesso in scena. Beh, sì, è una canzone che ho portato fino a da quattro anni, sì, non ho pezzi nuovi perché quando è un vuoti di memoria. No, scherzo. C'era fino a due anni fa nuova. È andata, sì, sempre vuoti di memoria per le piazze, in giro per le radio. Poi abbiamo fatto un pezzo nuovo, poi faremo un altro pezzo nuovo di quest'estate, cui parleremo. Che si chiama Non c'è mai tempo. Sì. Scritto da me da Carbone, insomma, tutta una serie di cose. E quindi l'hai escluso da questo testo, da quest'ultimo testo, l'hai escluso. No, Gianni ha fatto l'arrangiamento. Ah, ok. Ok. Sempre presente rimasto. L'ultima nota è mia. Io non vado da nessuna parte senza Giovanni, anche perché quello è il tocco finale. Mi accompagna. E allora ascoltiamocela. Alle 10:46 minuti, Daniela Desideri, non vuoti di memoria. Non farà male, no? No. Distrazioni, so che queste inflessioni non porteranno nuove strade. Là si nasconde la realtà nell'assurdo a volte, ma so che prima o poi decade. Io non ho niente, guardo intorno e non piango mai, sono ristrette le mie ore, lo sai. Poi mi racconto un po' di me. Non mi ricordo più chi sono adesso che ho messo un limite alle mie favole, passioni inedite. Non mangio polvere perché so che no, non è da me, da me. Ho perso volontà, la mia lucidità. Mi resta solo la metà del
vuoti di memoria. Combatto ad armi pari con frasi e miei valori. Non scambierò questi binari. Trascina pioggia la città, piange il sole che ci tradisce per 30 denari. Io guardo avanti, non mi voto e non dormo mai. Sono distanti le mie ore, lo sai. Poi mi racconto un po' di me. Perché, perché non mi ricordo più chi sono adesso che ho messo un limite alle mie favole, passioni inedite. Non mangio polvere perché so che no, non è da me, da me. Ho perso volontà, la mia lucidità non è una storia di onore e gloria. Mi resta solo la metà delle idee, se non avrò vuoti di memoria. Cambierà la storia, un vuoti di memoria. Cambierà la gente se svuoteremo che la mente dalle scene di violenza, di prepotenza. Sono stanca di avere pazienza, ma tutto ciò che scrivo in questa stanza, in questa stanza, non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza. E ritorniamo in diretta, 10:50 minuti. Questa era. Sì, sì. Mi avverta quando sta per partire. Guardi, lei si è fatto sei, ha sbandierato qualcosa. Sì, però non potete parlare sull'acuto, io non lo so. Chiedo scusa. Sull'ultima mia nota. Puoi rimettere indietro per favore. Caliamo un attimo, aspetta, no. Caliamo un noi attimo. Noi lavoriamo ore. No, scherzavo, ma stai scherzando? No, era una battuta. Ci mettiamo 5 minuti all'angolo. No, 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 perché faccio non capisco. Ora, dai. No, cioè, memoria. Non capisco. Abbiamo perché. Preso l'ultima nota. Non capisco perché le canzoni di Jovanotti le fate sentire tutte e poi. Ci faremo perdonare. L'ultima canzone l'ultima la facciamo canzone, sentire sì. Per intero. Oh. Questa grande artista non può essere oscurata. Ecco, davvero come Jovanotti. Anche perché la vedo difficile, considerando la mia statura. Va. Allora, parliamo di progetti attuali. Per forza? Sì! Sapete tutti i fatti nostri? Sì! Abbiamo fatto Sanremo. Abbiamo fatto Sanremo. Avete fatto o avete tentato di fare? Abbiamo fatto Sanremo, San Vittore. Adesso stiamo provando. Santo Spirito, stiamo facendo la anche. Adesso sì. Siamo presi da una cosa mistica, per cui abbiamo deciso di fare Santo Spirito. È bello, ma fa caldo però. Fa caldo? Sì, anche perché c'è la voce calda. Lui ha la voce calda del sud. Non è che possiamo. Sì. Yeah, non è che senti, fai sentire il danno, avvicinati da. I just like a few minutes, cioè, non è che stiamo. Capito? No, basta. Oh, va bene! Fantastico! Bene. Allora dai, no, se in, no, seriamente i vostri spettacoli. Oh, grazie del caffè, Grazie buono. Del caffè, buono. Sì. Buono il caffè. Era buono. Ecco. No, progetti futuri noi sicuramente abbiamo già da maggio. Attuali, sì, attuali ancora no, però già da maggio ricominceremo tour il nostro 2011. Tour 2011 del Mudù. E poi, insomma, progetti futuri. Io vado in giro per il mondo con i Mezzotono. Ricordiamo cosa sono i Mezzotono, perché ecco, io lo so. Ricordiamo chi no. sono i Mezzotono. Chi sono? Non cosa sono, dai. Sono delle bruttissime persone. No, sto scherzando. I Mezzotono. Salutiamo gli altri. Sì, dai. Salutiamo i Mezzotono. Ciao. Posso citare i loro nomi? Ma assolutamente. Oh, che carino. Allora, Fabio Lepore, Marco Giuliani, Francesca Leone, Andrea Maurelli. Insieme a me siamo i Mezzotono, un quintetto vocale a cappella che gira il mondo. Andate a vedere www.mezzotono.it. Ecco. Piccola orchestra italiana senza strumenti. Bravissima, ti vedo preparatissima. Sono brava. A cappella. E loro girano a cappella. Noi cantiamo a cappella. Che non significa male. No, assolutamente. Non siamo. Significa senza l'ausilio di strumenti musicali. Oh, Italico, la vedo preparata. È brava la lieva di Daniele. Loro riproducono tutti i suoni solo con la voce e girano il mondo, sono famosissimi. Sì, andiamo in Arabia Saudita. Arabia, Zanzibar. Sì. Bello, Angola, Marocco. Maestra, sì. Portami con tutte le volte che sono assente a scuola. Sì. Tutte le volte che non mi viene a fare giro per il mondo. È colpa mia. Vado in giro. Ah, però a noi ci fa piacere quando la mia maestra va fuori, si prende i complimenti, lavora, a me fa ci va a piacere. Meno male. Bello. È normale, dai. Anche perché non potevi dire nient'altro. Cioè, non hai la possibilità di dire.
L'avresti cacciato dalla scuola? Sì, ah, ovvio. Vedi, questo ragazzo è svegliissimo. È di un'intelligenza stratosferica. Ti stimo, veramente, ti stimo. Grazie. Oh. Questo perché mi conosci da un'ora. Solo per quello. Ecco. Bene, direi che io mi dissocio da tutto ciò. Da tutto ciò. E direi che io sono fantastica. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Ci arriva un messaggio. Ciao ragazzi, siete i meglio. Mi salutate per favore una cara amica che si chiama Giulia Samantha. Grazie, vi abbraccio tutti. Continuate. Ce l'abbiamo qua in studio. Ciao Claudio, grazie per i saluti. Non svegliamo perché Samantha, ti no, prego. Adesso lo vuoi... no, adesso lo vogliamo sapere. Gianni, tu lo vuoi sapere, vero? Chi è? Ma chi è Samantha? È lei. Ah, no. Vogliamo sapere perché ma questo doppio nome. Questo è Claudio, è un mio caro amico con... diciamo contaminazioni da Roma. Quindi questo quando parla ti vedi che dal barese parla, passa un romanesco ecco pazzesco. Perché c'era scritto Imeio. Imeio, okay. Animortago comincia a parlare così. E niente, lui mi ha messo questo nomignolo Samantha. Ma tu ti fai chiamare Giulia Samantha in intimità? Fammi capire, cioè non ho capito. Allora, io ti conosco da tanto tempo ma non so niente di questa cosa, non è possibile. Dai, confessa la tua maestra. Ha qualcosa di Samantha, vedi, mostra la sì, stavo assomiglia. Guardando bene. Allora no, lui mi chiama Samantha perché Samantha sta per Samantha Beep che incanta. Ah. Lato B che incanta. Era meglio se non... era meglio non saperlo. Stavo studiando. Samantha, ok, sputtanata, umiliata in radio. Tu sai che ti prenderò in giro per tutta la vita. Lo so, purtroppo. Beh, sempre meglio che Frida che grida. Beh sì. Io cambierei discorso, ragazzi, perché noi ci impieghiamo un nanosecondo a degenerare, per cui evitare. Noi anche meno. Io penso che è capito. Anni a scrivere canzoni e qua si parla di Samantha. Cioè, assurdo. No, aspetta, perché se io folleggio come oggi è merito tuo, O colpa mia. È colpa tua. Da... Ma è colpa della sua presenza o in generale? Perché passare 4-5 anni a studiare canto con lei, cioè, ragazzi. No, ho capito, ma sembra dai, come fai se... sentire che hai imparato, dai, vai. Vai. A cappella, dai. A cappella, dai, dai, dai. Invita la maestra, no, dai. No, assolutamente no. Dai, come dai, no? Samantha, facci sognare, dai. Samantha, no. Quindi è l'arte Samantha. Esatto, guarda, è vero. Sami. Ti ha dato una, insomma, un'idea per la tua carriera. Claudio, ti odio. Se mi stai ascoltando, ti odio. Claudio, gli hai rovinato la vita, Claudio. Verrai decapitato. Decapitatelo. Dai, Samantha, voglio dai. Sentire la tua voce. Tagliatemi la testa. Dai, dai. Ma scusate, ma gli ospiti sono loro. Capito, sì, sì, però. No, abbiamo già ascoltato una prima volta Daniela. Di memoria. No, mi fai fare brutta figura. E infatti, dai, così no. Da dove vai a lezione? Da Daniela Desideri. Ah, che schifo. La bugia. Daniela Desideri è bravissima. Sì. È bellissima, è carinissima, è dolcissima. Lei ti insegna. È vendicativa. È vendicativa, è pignola. Per cui non puoi parlare male. Sì, è vero. Sono costretta a dire solo cose bellissime, gentilissime su di lei. Altrimenti aiuto. La prossima lezione ti frusta. Sì. Ma in regia c'è un pezzo di Jovanotti per caso? Sì, a me piace moltissimo Jovanotti. Potete mettere un pezzo di Jovanotti, magari quello di prima? Lo rimettiamo? Rimettiamo tutto l'amore che ho. Allora, tutto l'amore che ho. Io vedo questo articolo di giornale. Sì? Trattasi di Sanremo. Oh. Siamo appena tornati. Se volete me ne vado. No. Non inizio a piangere adesso. C'è un fazzoletto in regia. Allora no, Daniela, tu hai partecipato alla la preselezione, se in realtà dire. Io dovevo presentare insieme a Giovanni Sanremo. Poi è successo che ho detto no, ci pagavano poco. E allora ho detto no Giovanni, o andiamo a cantare oppure niente, io non ci vado. Beh, un Giovanni l'hanno preso come presentatore, però lo so. Giovanni Morandi, insomma, cioè, voglio dire, c'ha poca esperenza, però sì, una piccola comunque. Carriera. Sì, una piccina carriera. Ho anche scritto una canzone con Gianni Morandi. Ah, è vero, ragazzi, quale? Non tipo? Sapete troppe cose. Banale lampone, quella. Banale lampone. È anche mia quella. L'orologio batte l'una. No. All'inizio era un'altra frase, ma poi l'hanno aggiustata perché Giovanni, insomma, ha preferito cambiarla perché per propri motivi. E allora non volevo allora, presentare. Insomma, alla fine ci siamo presentati in duo. Hanno detto no, meglio da soli. Sì. Ok. Ciascuno singolarmente. Sì. Poi ci siamo presentati singolarmente e hanno detto meglio da soli a casa vostra. E quindi noi, insomma, non ci siamo rimasti a casa. Non ci hanno preso. Sanremo sarà bruttissimo. Di chi è stata la colpa di Morandi? Sì. Secondo me sì. Era secondo giro, me è tutta colpa di Morandi. E Mazzi no.
No, ma non conta un granché. Io non ho visto. Dicendo Mazzi, che becco una denuncia stamattina, vabbè. No, Sanremo, vabbè, dai, andata. Allora, così, c'era noi... un pezzo che tu hai presentato per la preselezione della, sì, diciamo, della parte Sanremo Giovani, che si, sì, chiamava Vivo, scritto, sì, da... No, Luigi chiama, Rana si chiama non è morta. Samantha non è, Samantha, che... non è morta. Si chiama Vivo, scritta da bellissima, sì, tra l'altro. Se ce l'abbiamo, possiamo mandarla in qualche modo. L'abbiamo, regia? No, abbiamo solo pezzi di Jovanotti. Pardon, chiedo scusa. È l'intera discografia, tra l'altro, eh? Dagli anni 90 fino a tutto l'amore che ho. No, ora vediamo, perché forse io so come trovarla. Vediamo se la mandiamo, perché è veramente bella. La devono ascoltare tutti. E Sanremo senza questa canzone farà schifo. Ah, meno male, perché non si può dire un'altra cosa. Io non si è capito che sono schierata in questo caso. Direi che non, insomma, non hai... Non avresti avuto scelta, diciamo. Ecco, quello. Questo è il motivo fondamentale, più questo che altro. Questo Giuseppe è veramente intelligente, guarda. È veramente, guarda, ti stimo come prima, più, grazie, di prima. Grazie. Passa il tempo, ma ti stimo di più. Stavo guardando, ha due occhi. Ciao Daniela Desideri. Mi è arrivato un messaggio. No, ciao Daniela. Ciao Daniela Desideri. Ciao. No, è l'annuncio della canzone che stavo per ascoltare. Ah, che meraviglia, ho capito. Insomma, questa canzone perché questa si intitola Colpa Mia. È bellissima. Tra l'altro c'è un testo molto particolare. Sì, piacciono tanto. Sì, è un testo molto particolare. Colpa mia, fondamentalmente io odio l'ipocrisia delle persone, ma fondamentalmente penso che sia anche un po' colpa mia, per cui io mi tiro indietro dalla responsabilità. Sto facendo... Ti metti in discussione. Sì, dai, non piangi, Dani, non piangi. E dopo queste pillole di filosofia morale, e io direi, dai, ascoltiamocela. Daniela Desideri, Colpa mia, aspetta. Vai. Sì, alza gli occhi e difenditi, e poi fidati solo e sempre di te. Ok. Frasi e regole, poi riparto da me. Cerco complici, sguardi che vorrei cogliere ogni giorno, perché c'è bisogno di luce nelle vie che ci nascondono pace. Non c'è voce che dice basta, ora basta, non voglio più sognare di vivere, di decidere solo il meglio per me. Arma gli occhi e difenditi, e poi fidati solo e sempre di te. Mai nessuno, nessuno tenderà a te la mano per niente. In cambio scambio qualcuno per amico, dico, ma sei tu. Diventa facile far finta di niente, ora che questo tempo è conteso tra soldi e bugie. Odio questa ipocrisia, ma credo anche che sia colpa mia. Di riflettere un po', di staccarsi dal limite di un'immagine ben precisa che ho di una vita rapita dalla smania della gente che muta faccia astuta, che fiuta squallidi compromessi, sai, diventa facile. Sensazione, poi sarai solo tu a dare forma ai pensieri tuoi. Non fermarti mai, salva il possibile, ciò che è vero lo nasconderai tra le parole di chi ti è vicino. Davvero, davvero. Yeah.
che sia colpa mia, colpa mia. Basta, ora basta, non voglio più sognare di vivere, di decidere solo il meglio per me. Arma gli occhi e difenditi, e poi fidati solo e sempre di te. Questa canzone mi piace molto. Oh, almeno una, dai. Vabbè, dai, abbiamo passato Santa Esmeralda. E te lo dico pure con la voce dolce, che mi piace molto. E come si chiama questa canzone? Bruno Mars è il cantante e il titolo è Just the Way You Are. No, Just the Way You Are. Ma no, io Just the Way You Are l'ho già sentita. Anche io. Perché l'ha scritta Giovanni. Collabora anche con Bruno Mars. Quindi, secondo me, Bruno Mars è internazionale. È internazionale. Comunque, cara Daniela, ti arrivano anche alcuni complimenti. Ah, sì? Cioè, sì, questo nostro ascoltatore, Domenico d'Altamura. Sì, d'Altamura, che dice che vi ha visto nel Mudù a Altamura, appunto. E sì, siamo stati quasi sei volte. Sei volte ad Altamura. E dice, ho sentito anche Daniela desideri cantare, veramente, veramente brava. Grazie, ti stimo, Domenico. Ti stimo moltissimo. Lei stamattina stima. E infatti è una stimatrice. Sì, sono stimata. Allora posso richiedere un brano? Assolutamente. Di Gianni Rutigliano. Oh, lo vedi? Sì, oh, dai. Da una canzone che ho scritto tanti anni fa insieme. Sì, insieme. Una canzone scritta tanti anni fa insieme a Cocciante. Brava, la Grazia Cocciante, la canzone. Una collaborazione importante, quindi. Dove anche là ho messo l'ultima nota perché mancava un do diesis. Esatto. E l'ho messo. Do diesis. È perché va chiusura, bisogna. Giovanni è bravissimo a mettere il do diesis. È vero, è vero. Come lo mette lui il do diesis? Lo mette il suo. Ragazzi. Ah, perché ce l'abbiamo anche in regia? Certo. È vero, no, certo. Non ci posso credere. Però un pezzettino, se no poi magari mi addormento facilmente. No, lo possiamo mettere in sottofondo mentre parliamo. Allora, in sottofondo mentre parliamo. Diciamo che questa è una delle canzoni che appunto fanno parte della tua performance. Fa parte anche di Sanremo, abbiamo vinto l'82, capisci? Fantastico, ragazzi, ma vedi questi artisti pugliesi, i gioiellini che abbiamo in Puglia. Cioè, vorrei dire, voi pensate che io lo conosco da tanti anni Giovanni e non vuole duettare con me. Cioè, ma mi perché? Schifa, capito? Mi schifa. No, arriverà il momento. Io lo sto È una pregando. Cosa attesa, sai, le cose. Lo sto, ma due voci così desiderano. Importanti si devono unire. Io l'ho guardato un giorno e ho detto, Giovanni, cantiamo insieme come in ogni ora. E lui mi ha guardato e ha fatto, no. Proprio secco. Che ho pianto per tutta la notte. È vero. Forse era la canzone, dai, che non lo attirava. Proporrò qualcos'altro. Dai, no, quella canzone è bellissima. Poi dai, il duetto Karima Mario. Ci sta, dai. No, ma ce la faremo, non ce la faremo. Ce l'avremo. È un desiderio, di cantare con la desideri, però ce la faremo. Dopo questa battuta io lascio la cuffia e me ne vado. No, dai. Giovanni. Ah, ma sono io questo. Giovanni, ti stimo di me. Sei tu, ti stiamo ascoltando. Questa, come abbiamo detto, è una canzone che fa parte delle tue performance, sì, sì, che sì, aprono sì. Lo spettacolo. Diciamo la parte romantica dello spettacolo. Sì. Questo tutti messo... che ballano. Sì, tutti che ballano e si baciano. Si strappano gli amori, pure. Si lasciano le persone. Cioè, tutto nel giro di una nel giro di tre minuti di canzone. È un cupido, Gianni. Giovanni è formidabile. Sono un cupido. Ah, ho capito, ti ha dato del cupido. Ho capito, capito. Io mi offenderei, ma voglio. No. Sono un bravo ragazzo. Io. Ah, allora, caliamo sul ritornello, dai. Ma sì, dai. Alza il volume. Oh, lo vedi, e qua parte anche un lento. Ci stiamo abbracciando in diretta con... sentite i baci. L'unica via per noi. Come? Dai, se stai tutti, dai. Vai. Se stiamo insieme. Dai. No, basta. Ma io non l'ho ancora capito. Ah, è stasera, dici, non stasera. È capito? Ah, stamattina, dai, cambiamolo. Se stiamo insieme stamattina. No, ho dovuto fare questa canzone perché siamo nel periodo di San Valentino. E allora ne ha preferito. Ecco, per quello. Non perché facciamo solo mamma questo mia. Siamo prossimi, insomma, mancano a San Valentino. Auguri a tutti gli innamorati. Voi con chi festeggiate San Valentino? Siete innamorati, fidanzati, sposati? Ecco, lo sapevo che i brutti tasti li dovevamo toccare prima o poi. Lo sapevo.
sapevo. Lei è felicemente single. Beh, felicemente bisogna un po' meno. Felicemente. Ultimamente felicemente un po' meno, ma va bene lo stesso. Io felicemente sposato, dunque. Sì, c'ha pure un bambino. È riuscito a fare un bambino. Non so, ma non so se è il mio, però. Però non come so non se è dai, mio, ma cioè, sei uguale a te. Bellissimo. Sì, sì, c'ha questa voce pure lui. Sì. Scrive già anche canzoni. È alto poco più di un metro. No, sì, sì, è già alto. Sì, è già alto, è già alto. Scrive già. Ha già scritto la terina a mano. Bravo. Segue le orme paterne, insomma. Sì, sì, ha un futuro. Va bene. Abbiamo capito che non ci vuole, diciamo, mettere al corrente della sua vita sentimentale. È un po' difficile. Vabbè, dai, però quella professionale va alla quella professionale va benissimo. Quella privata è un po' incasinata, però chi se ne frega. No, ma quella privata non esiste attualmente. Cerco marito, chiamatemi. Cerco marito. Se vuoi possiamo anche fare mandatemi un messaggio su Facebook. Invitatemi a cena. Invitatela a cena. Un cinema, un caffè. Sta a dieta, quindi spendete poco. Oh, infatti. Comunque dimagrite sì, sì, parecchio. Sì, sì. Stai bene così, sto per scomparire. Giovanni. Va bene. Abbiamo ascoltato. Se stiamo insieme, ci sarà Johnny Hart, la voce calda del sud. Yeah. La prossima volta che ritorno, vi faccio sentire. Come sei ritorno? Mi piace sentire Barry White dal vivo, beh, Barry molto White. Più. Cioè, no, quello è Mario Biondi. Ecco perché dicevo Just Where You Are, c'è cioè, un'altra canzone. Tranquillo, Giovanni, torniamo sicuri. Ho già parlato col direttore. Ho capito, cioè, volevo capire Just Where You Are, nel senso mi piace così come sei, è giusto? Sì. È la traduzione, no? Sì. Va bene. Visto su Google. No, strumenti per le lingue. Col Google traduttore, velocemente, insomma. Grazie! Comunque, io veramente volevo vedo ancora davanti a me quell'articolo di sangue. Ok, dai, lo giro, non ti preoccupare. Perché se comincio a parlarne io tra Belen, tra la Canalis, tra i Modà che duettano con Emma e non ci accocchiano niente assieme. Emma! Che... Volevo parlare di altri Emma, cantanti che andranno a Sanremo. C'è una ragazza nuova, emergente, si chiama Samantha. Giulia Samantha. Oddio. Duetterà o insomma da solito? No, io andrò a Sanremo e duetterò. Porta una canzone di... Porterò una canzone di Nino Denji. Ah, pensavo di Giovanotti. Nino Denji. No, si chiama Popcorn e Patatine. È meraviglioso. È meraviglioso. Hai già vinto. Mi viene già fame così dire Popcorn e Patatine. Beh, è anche orario. Sono le 11:17. Insomma, si spinge verso l'ora di pranzo. Sì. Comunque, allora, è arrivato il momento, visto che approfittiamo dei nostri ospiti per insomma introdurre il quiz di oggi. Allora, la domanda che vi facciamo, essendo loro due tra le varie attività che insomma che svolgono, anche protagonisti del Mudù, come dicevamo prima, dal punto di vista musicale, prettamente musicale. Ti stimo. Allora, bravo. Dai, no, però non ci hai fatto lo stacchettino, dai, non posso non chiedertelo. Che stacchettino? Del Mudù. Sei licenziata. Dai. Scusa Giuseppe, non ci fare questo. Okay. Cioè, lei ti interrompe, ma tu non badare a lei. Assolutamente. Dai, fallo. Ancora. Giuseppe, stai dicendo questa cosa interessante. Okay. Va bene, comunque sì, andiamo col quiz. Esatto. Appunto, ripeto, essendo loro protagonisti dal lato musicale del Mudù, la domanda si incentra un po' su questo programma che insomma ha segnato la storia tra virgolette della televisione locale. Sì. Vogliamo sapere da insomma l'anno della prima messa in onda del è una Mudù. Domanda difficilissima, ragazzi, non lo so nemmeno io. Abbiamo chiesto consigli, abbiamo fatto una riunione straordinaria per sapere non possiamo, potete suggerire pur volendo, io non me lo ricordo. Tu eri giovane. Era vero. Sono tanti anni. Non c'avevo le rughe. Sono anni passati. Addirittura, dai. È vero, c'avevo proprio tutta la pelle bella, liscia. Allora, in palio per quest'oggi mettiamo il buono per una pizza e una bibita al tavolo al Center Pub di San Michele di Bari, via Piccini 32. Vado a fare una telefonata. Ok.
Allora, c'è per... anche la pizza, come la vuoi? Io capriccioso. Per insomma partecipare al nostro quiz non dovete fare altro che prima di tutto trovare la risposta esatta e comunicarcela attraverso i nostri mille contatti. Sì, o tramite il futuroradiostation@hotmail.it, sì, diciamo, il nostro sito, diciamo, no, scusate, il nostro contatto di Messenger, sì, o tramite il profilo di Facebook Futura Station, oppure con un messaggio al 347 739 0157. Vedevo che loro dietro contavano, vedevano, sì, stanno confabulando. Chiamo un attimo Uccio, così mi faccio riuscire a trovare. E poi la tu però ti metti nell'angolo e fai la telefonata anonima. Ok, va bene, va bene. Sono, posso partecipare a questa cosa? Ah, vado a chiamare Uccio. Brava, ok, brava. Oddio, oddio, oddio. Pronto? Pronto, c'è una telefonata? No. Sì, pronto? Sì, sì. No, comunque seriamente, se volete fare qualche domanda anche ai nostri ospiti, seriamente, cioè, la prossima volta che usi la parola seriamente mi alzo. Sì, ma perché io cerco di essere seria, ma con voi due è impossibile. No, possiamo solo dire che quest'anno il tour parte presto, il 25 aprile, abbiamo già la prima data. Quando pensavate di dirmelo che devo scriverlo? Il 24. Anche perché per venire questo in tour con voi dovrà lezione a me, quindi dovrà avvertire anche me. Sì, e adesso chiediamo direttamente a Daniela, qual è la cosa che ti dispiace di più, andare in tour o lasciare la scuola? La mia bambina. Ti voglio più anch'io. No. Ecco, questa risata, insomma, isterica sua. Ti stimo un po' meno per questa domanda. Ok. No, sono due cose molto belle. Oh, ma c'è un sottofondo. No. Non c'è un sottofondo. Sta avendo anche allucinazioni questa mattina, Angelo, questa ragazza. Angelo, sì, con la tu immagina alle 5 e mezza passare. Quando viene da me in che condizioni sta? Sei già stato. Eccolo. Adesso sì, adesso c'è il sottofondo della strega, strega cattiva. Bella. Insomma, questo, se non sbaglio, dà anche il titolo al tuo album. E allora ce l'ascoltiamo. Solo di te, solo di te. Sono io quella che fa morire davvero. E tu non sai cosa darei per lui. Sai, non è colpa mia se questo vero fa solo me le mordi e via. Come una scia, come per magia, melodia, nostalgia dei bei tempi andati via, andati via. Ero una strega pia, giovane e bella, ero una fanciulla. Preparavo le pozioni dentro la mia culla. Mi balla, mi frulla dal nulla. Questo sano odio che ho per lei è Biancaneve, sai. Credo sia opera mia. Su questo vero ci sono mele, morte e via. Che fantasia, non è gelosia. Rischi un po' di eutanasia mentre vanno a lavorar. Ma se sei fortunata sarai baciata dal principe di cui ti sei innamorata. Stregata, rapita. Dimmi perché, dimmi perché mi si è innamorato proprio di te. Solo di te, solo di te. Sono io quella che fa morire davvero. E tu non sai cosa darei per lui. Che stiamo facendo? Vero fa solo mele, morte e via. Come poesia, non è ipocrisia, parodia, così sia. La tua fame scappa via. Dopo una mela mia, giovane sei, Biancaneve dai. Non vorrai rifiutare di aiutarmi a dare valore alle cose, all'amore. Ora che lo ruberò da te. Dimmi perché, dimmi perché mi si è innamorato proprio di te, solo di te, solo di te. Qui sono io quella che fa morire davvero. E tu non sai cosa darei per lui. Yeah. Ti darei, ti darei. Ti darei un bel cesto di mele appena colte, ma molte, così potrai fare le torte. Dammi in cambio la tua bellezza che non è per sempre. Niente per sempre niente. Sai cosa darei per lui. Perché
seri, eccoci qui. Allora, innanzitutto risposta al quiz. La vincitrice è Angelicarella, che ha risposto al quiz. Allora, il primo anno della messa in onda del Mudù è il 2000. Ecco. E quindi? La risposta è, è sbagliata. Cioè il 2000 è nato. Ho chiamato Uccio, detto ha detto no. Però detto in televisione no. È andato il 2001 se non... E quindi ci dispiace Angelica, ma non hai vinto. E mi dispiace dare queste news. L'avevi illusa perché hai detto sì, hai vinto illusa. Angelica e... 11:35 minuti, ritorniamo qui con i nostri ospiti. Ma non c'era la pizza, doveva avere una pizza prima. Ci bisogna parlare con la direzione. Direzione, gli ospiti vogliono direttore. Una pizza. Direttore, sì. Signor Antonio, direttore, gli ospiti vogliono una pizza. È inutile che fa finta di non guardare in questa direzione. Beh. Allora. Il direttore che non guarda nella direzione. Sì. È gravissimo. È un gioco di parole, insomma, in cui mi sono messo senza volerlo. Ti stimo di me. Sto perdendo tutta la stima. L'ho guadagnata nella prima ora, la sto perdendo nella seconda. Seconda ora. Non allora, si può, comunque, insomma. Allora, Angelica ha risposto con il 2001 come anno, appunto, della prima messa in onda. E quindi ora posso risposta. Brava. Adesso lo puoi dire. Adesso sì, lo puoi dire. Ha vinto il buono per il Center Pub di San Michele. Quindi vieni a ritirarlo nei nostri studi. Esatto. Estramurale Pozzo Zucchero 76 qui ad Acquaviva. Non devi fare altro che venire e ritirarlo. Allora, ora facciamo un altro che quiz. Facciamo? Quanti anni ha Gianni Rutigliano? Oh, questo è difficile perché io tanti che anni si fa... vince? Una sera con Gianni Rutigliano. Una sera con Gianni. Ho una canzone scritta da lui. Questo è un gran premio, partecipo subito. Non vale perché tu hai già la risposta, però. Infatti, non vale. Allora, pochi minuti di pubblicità, poi ritorniamo qui per l'ultima parte. Sempre con i nostri ospiti, Daniela Desideri e Gianni Rutigliani. A tra pochissimo. Rutigliano, vedi che non sai le cose. Samantha. Chiedo umilmente perdono. Mi stai sbagliando un po' troppo oggi. A lezione ti faccio fare esercizi. Va bene, tra poco. Non smetterei più, Renato Zero con il featuring di Mario Biondi alle 11:44. Scritta da Gianni Rutigliano. Anche questa è mia, ragazzi. Ma quante cose non sapete? Non lo so. Vabbè. Scusateci. Ma sono giovani, capisci? Ignorantitudine. Ma non che non sanno, è un problema sono di età. Giovani. Comunque, io sono ufficialmente triste. Perché? Perché questa puntata sta finendo. No, dai, c'è ancora un quarto d'ora. Noi torniamo stasera. Stasera, domani. Beh, al dire il vero, insomma, indirettamente torniamo stasera perché dalle 22 alle 24 siamo c'è la replica di questa puntata. Hai visto? Nulla. Quindi, vedi, dico io per caso. Non sapendolo, insomma, è anche. No, ma lo sapevo. Cioè, mi informo. È la sega cattiva, è sa tutto. Sono tuttologa. Mentre lo stesso, vi ricordiamo che oggi, essendo mercoledì, alle facciamo 15. Facciamo un po' di palinsesto. Sì. Alle 15 c'è Calcio in Rosa Radio. Ci saranno Artemio e Giuseppe come al solito. Sì. E la puntata di oggi la potrete ascoltare anche in replica venerdì alla stessa ora. Ma scusate, la pizza l'hanno vinta? Sì, la pizza l'hanno vinta. E... quindi sì. Sì, non c'è più il buono chi l'ha per vinta? Voi. La vinta Angelicarella. La vinta Angelica. Di dov'è Angelica? Non lo sappiamo. Angelica. Se non vale, vado io, cioè non è un problema. Ok. Allora, Angelica, avvertici, perché in caso il tuo buono, nel caso tu non possa sfruttarlo. Andiamo noi da problemi, sport, una pizza. Vanno loro. Ecco, quindi penso che dopo questa cosa, tra due secondi, si materializzerà qui nei nostri studi per averlo. Comunque, continuiamo con, diciamo, uno screening rapido dei nostri programmi. Nel nostro palinsesto. Allora, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 c'è Mattinando, il nostro contenitore di intrattenimento e di sparascemenze, soprattutto quello con a turno tutti gli speaker di Futura Radio Station in replica ogni sera, poi dalle 22 alle 24. Esatto. Il martedì dalle 20 alle 21 c'è il mio programma preferito che mi ha lanciato, ma no, sembra una VIP, che è speaker per un giorno con l'allegro Antonio e Artemio. Posso partecipare anch'io?
speaker. Certo. Scusa, è Samantha quando lo fa. Fatemi parlare col direttore. Samantha quando fa il programma. Samantha quando va in onda. Solitamente il giovedì mattinando. Oggi mi sono spostata apposta per fare un dispetto a voi. Ah, bravo. Per essere qui con voi. Comunque la puntata di che ieri... brutta persona Samantha. Mamma mia. In effetti sì, adesso pessima. Ma dai, ma io sono buona e gentile. E comunque allora, la puntata di ieri sera giorno, sì. Martedì dalle 20 alle 21, dove si alternano delle, diciamo, giovani fanciulle che sì. tentano di fare le speaker, ma intanto sono messe sotto torchio da Artemio Antonio. Anche sì. se ieri sera c'ero io a sostituire il buon Artemio. Il buon Artemio con Antonio Allegrini. Insomma, non l'abbiamo messa sotto torchio, dai, l'abbiamo sì, trattata. Siamo stati abbastanza buoni. Erano acidi solo con me alla ma puntata. Non è vero, non è vero. E la puntata la potete riascoltare subito dopo di noi, dalle 12 all'1. Poi invece il giovedì c'è Ma che musica maestro. Sì, sempre con Antonio e con Valentina. Che ospitano, vabbè, informazioni sul mondo della musica in generale, sì. e ospitano giovani artisti emergenti del nostro territorio e non. Esatto, quindi domani dalle 18 alle 20 in replica, il sabato dalle 10 ma alle 12. Emergono? Cioè, si spera. Si spera. Senti, se hanno preso Samantha, okay. c'è speranza per tutti, okay. quindi non è che... Beh, non chiamatemi dai, Samantha. Dai, non è che sulla porta della nostra radio c'è scritto Caritas, dai. Ah, Samantha! No. Io sono entrata apposta, pensa. Ah, ok. Poi c'è il nuovo nato, che sì, è Onda Mix, è andato in onda per la prima volta la scorsa settimana, sì. che va praticamente in onda il sabato, dalle 19 alle 21. Sì. È una sorta di introduzione alla Saturday Night Fever. Certo, con Tony e Raffaello, la regia di Carlo S. E in replica la domenica dalle 22 alle 24. Poi il sabato c'è anche, da ricordare, yes. la classifica della 24 Disco con sì. i tre cavalieri dell'apocalisse, perché manca poco che veramente che lo siano. Insomma, la regia è sempre di Angelo Bianco, la diretta dalle 16 alle 17, potete anche ascoltare in replica il sabato sempre stesso dalle 21 alle 22, la domenica dalle 18 alle 19. Poi, là. Top of the Pop il venerdì con Eloco e sì, Kate sì. la classifica pronto? Dei pronto? Brani più ascoltati un attimo pronto Gianni sta facendo le prove per il nuovo programma prego la classifica dei brani più ascoltati il venerdì dalle 18 alle 20 e replica il sabato dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 19 alle 21 e chiudiamo con la nuovo domenica. Programma che andrà in onda scusate devo andare a parlare col direttore poi vengo subito ok nel frattempo noi non c'è il programma della domenica pomeriggio, ovvero Domenica Musica e Gol con Moran, che insomma si occupa della giornata del campionato di Serie A dalle 15 alle 17. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Bella. Samantha, puoi parlare col direttore? Puoi mettere la buona parola nel direttore? Certo. Adesso, a fine puntata, certo. insomma, ti portiamo in direzione. Giuseppe, ti stimo. Giuseppe, radio ti stimo. Station, ti stimissimo. Radio Station. Bravo, Giovanni. Fai vedere che sei bravo. Fai vedere che sei Radio bravo. Station. Un colpo di stato. Allora, stiamo per ascoltare un'altra canzone tua. Ma basta, ma non se ne questa, va più. Dai. Questa mi permette di accedere ad un argomento per noi, per me fondamentale. Ovvero? Daniela, questa canzone è un featuring, si chiama sì. Come musica mm-hmm. ed è un featuring tra Daniela Desideri e il grande Mauro Simone. Okay. Ora, chi è Mauro Simone? Te lo lascio dire. No, cara. No, illuminami perché tu sei esperta di io lo so. Simone però. È un gioiellino pugliese, tranese, mm-hmm. andava a scuola pure a Bari, faceva l'artistico, che ha circa dal 90 ad oggi, quindi ha più di 20 anni di carriera, diciamo, ed è praticamente uno dei più grandi performer italiani di musical. Yeah. Ma ha introdotto a me un argomento a me caro. Sì, allora. Il musical? Io Beh, e sì. Daniela Desideri impazziamo per il musical. Mm-hmm. Quindi. Adoriamo Mauro Simone, adoriamo performer come il re del musical italiano che è Manuel Frattini. E scusate, mi inchino perché un attimo. Okay. E quindi penso avremo modo di parlarne Beh, molto, sì. molto presto. Dopo questa canzone, sì. guarda, ne possiamo parlare della vostra passione sì. per il musical. Nel frattempo, come musica. Come musica. Non ho fatto mai d'importante, di speciale che. Ho incontrato te e in silenzio poi mi sono perso, sai, qui nei pensieri miei
cosa cerco mai? Nelle mani quasi ali che porteranno a te quello che non so. Spiegarmi poi cos'è qui tra le pagine del mio mondo. Quello che verrà quando scriverò il mio mondo, leggerai di te che come musica arriverai cantando. Sogno ora che la canzone che avete appena ascoltato è stata scritta da Jovanotti e Gianni Rotiglia. No, scherzo. Stavo sognando. A proposito, lasciatemi dire infatti, che insomma la maggior parte delle canzoni del mio disco sono state scritte da me e anche da Fabio Barnaba, che non solo arrangia, insomma. Che lo salutiamo. Sì, lo salutiamo. Sì, ciao Fabio. Ma lui sta a Roma, per cui non. Vabbè, ci non sente lo stesso. Sì, 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 poi lo chiamo e glielo dico. E insomma, lui ha arrangiato la maggior parte. Non, per chi non conoscesse Fabio Barnaba, è stato il pianista per diversi anni di Franco Califano. Lui è un bravissimo pianista, un bravissimo arrangiatore. E lo diciamo trovate anche su Facebook. Ragazzo che si arrangia, è un ragazzo che si arrangia, diciamo. No, ci tenevo a dirlo perché insomma questo mio primo lavoro Fabio, molto importante per me è stato fatto in collaborazione con lui. E il secondo sarà con Luigi Rana, con Gianni Rotigliano. E poi stiamo tentando di chiamare Ramazzotti per fargli fare i cori. Ah, ok. No, è un pochino difficile, ma ce la faremo. Sei un pochino polemica, ovviamente. No, io no. Lei è una strega cattiva per Jovanotti. Jovanotti, ti stimo. Ecco, ora, vedi. Domanda a bruciapelo: che cos'è secondo te? Quali sono stati quei canoni che non hanno permesso la tua accettazione a Sanremo Giovani e quindi ti hanno esclusa? La mancata raccomandazione. No, non si può dire. No. Con nessuna ombra di polemica, no, chi può dirlo? Nel senso, scattano dei meccanismi per i considerazioni. Quali. Sì. Considerazioni personali. Allora, riflessioni. Le mie considerazioni, ma anche non solo le mie, anche di chi, insomma, come me ha lavorato a questo progetto, Daniela Desideri, Luigi Rana, che è diventato mio produttore da un po', e abbiamo fondamentalmente constatato che chi è stato preso aveva i pezzi di nomi importanti, non Jovanotti. Firmati nomi importanti. Ora Ramazzo, non è un caso, ma voglio dire, è una storia vecchia quanto il mondo, la meritocrazia non è più di moda. Ma in realtà poi succedono dei meccanismi. Ma io non sono arrabbiata. Cioè, nel senso che fondamentalmente. Abbiamo detto considerazioni personali. Infatti, tu immagina che nulla avviene per caso. Il motivo per cui io non sono andata a Sanremo è perché dovevo venire qua a fare l'intervista e nonché poi successivamente parlare col direttore e fare una trasmissione radiofonica. Di successo. Esatto, perché insomma, se quando fossi andata a Sanremo, tu vuoi mettere da Sanremo a Radio Futura stesso. Oh. Cioè, ragazzi. Radio Futura è un altro mondo, cioè, il sogno della mia vita. Sanremo dura una settimana. Direttore ti prego assumevimi. Comunque vogliamo parlare, sì, insomma, della tua passione, anche vostra passione per il musical, velocemente. Ma sì, la passione per il musical. Noi siamo molto amiche di Manuel Frattini.
Noi ci piace moltissimo. Ciao Manuel. Ciao Manuel. Ti sei anche genuflessa prima nominato. Sì, mi sono genuflessa perché veramente, ragazzi, lui è il re del musical, ma non solo, il performer secondo me in Italia che è bravissimo. Dovreste vederlo. Insomma, per chi, quei pochissimi che non lo conoscono, dovrebbero vederlo all'azione. Lui balla, canta, recita. C'ha due polmoni che sono. È veramente una persona eccezionale, un artista eccezionale. Non muovere, Giulia, basta. Giulia, non si tocca, non si tocca, stai buono. È un artista eccezionale. Io l'ho visto proprio nei giorni scorsi, il 4 e il 5 sono stati al Teatro Team con Aladdin, che è la nuova produzione della Nausicaa. Facciamo anche un po' di pubblicità. Il musical Aladdin è stupendo. Io l'ho visto sia il 4 che il 5. Vi consiglio di andarlo a vedere. Vi consiglio, per cui veramente che pochi, poi non era 4 e 5, ma era 5 e 6 febbraio. Ma che stai dicendo? Ah no, 4 e 5, perché qua i 4 sono arrivati, capite? Starei sempre con loro. Starei sempre con loro. E insomma, c'è Manuel Frattini, ma non c'è solo Manuel Frattini, c'è anche Silvia Di Stefano, che è meravigliosa. Ci sono tanti. Sibillano, ci sono tanti performer. Simone Sibillano è eccezionale, ci sono tanti performer. Tanti performer. Sì. Che veramente sarebbe il caso, a cui sarebbe il caso di dare più spazio per, diciamo, ampliare un po' la voce del teatro, non solo in teatro ma anche in radio, in TV, perché purtroppo si dà poco spazio e si dà molto più spazio a giovani, diciamo, che tentano la strada del reality di X Factor. Sì, vedo un po' polemica. Prima di tutto sei calma, che magari il teatro è ma una, non c'è la pubblicità adesso, no? Non c'è. Magari il teatro, regia, è una strada, regia, più sana. Togli il volume, che questa non la fermi più. No, però io penso seriamente che possa essere una strada più sana il teatro. Ma sicuramente, questo sicuramente. Però purtroppo l'Italia è, diciamo, che ha abbandonato sia il teatro che, come diceva lei prima, un po' di meritocrazia. Dai, ci vediamo stasera. Potremmo parlare tantissimo, ma ci fanno gestarci. Sì, ci fanno gestarci. Sì. Proprio adesso Giovanni stava per scrivere una canzone. Stavo proponendo in diretta. Quindi salutate, salutiamo. E ringraziamo Daniela Desiderio. Grazie a voi, ci siamo molto divertiti. Ciao ragazzi, alla prossima. Questa ospitata. E chiudiamo con Timbaland featuring Katy Perry, If We Ever Meet Again. Ah, non con Giovanotto. Non l'hai letta bene, comunque, se non si dice così. Mi sarei intrippata la lingua, comunque è quella. If We Ever Meet Again. Giulia. Oh, grazie, cara. Chiamo Samantha, eh. Ciao. Ciao. Ciao.